Era in dissenso. Ma no, mi sembra che continuiamo a ripetere sempre le stesse cose, ormai l'abbiamo assodato, nessuno ha tolto la parola al Papa, il Papa non era contento di andare dove non era gradito. Non l'abbiamo affatto assodato, abbiamo assodato il contrario. E allora noi qui, che siamo qui, e come difensori e come esponenti del pensiero scientifico, ci offriamo. Non siamo esponenti. Il pensiero scientifico non è vostro. Se poi vogliamo usare la parola scienza per tutte le cose, allora la parola scienza perde di significato. Esistono, allora, se si dice scienze teologiche. Sì, ma se c'è una scienza che studia che cosa è scienza, penso che su questo almeno saremo d'accordo. Una meta scienza sarà, ma allora la scienza è solo quello che studia lei come matematica. Ma se e la verità parole, è solo un no, prodotto no, dei numeri. Ma troverà molti matematici che non la pensano come lei in tutte le questioni. Io sto dicendo che se vita, noi usiamo le parole pensi con il significato che non hanno quotidianamente, rischiamo posso semplicemente dire di fare una confusione. Ma questo la scienza concetto, è una cosa scusi, e l'umanesimo un'altra, altrimenti sì, ma non avrebbe senso dire. Questo concetto di scienza a cui lei fa riferimento di fatto alla conclusione di un'epoca che è avvenuta con il 1800. Dal 1800, motivo? Ma lei sta scherzando, allora tutti gli studi a cui ha fatto riferimento in precedenza. Allora ma non sono esistiti. Sono scienza, questi sono studi, lui ha citato dei filosofi, tra l'altro degli epistemologi, che con la scienza non hanno niente a che vedere. A sono questo riflessioni, lo dice lei. Sono riflessioni dice sulla lei. Scienza, sono quelli non che della si occupano, scienza. Quindi sono il concetto di scienza, il concetto di scienza degli antichi non vale più. Posso dire una parola che è 30 anni che sto scrivendo su queste cose? Ma si vuole parlare di scienziati. Gödel, il più grande matematico, logico matematico del secolo passato, ci lascia nel suo Nachlass, nelle opere postume, una dimostrazione della prova ontologica dell'esistenza di Dio. Lo vuole dire a me che ho editato io in Italia il libro su cui queste cose sono no, fatte? No, proprio per questo glielo dico. Scusi. E allora? E che cosa c'entra questo? Questo vuol dire, tutto non vuol è scienza perché è matematica, è una cosa vuol diversa. Vuol dire che esistono fior di matematici che non sono atei ma religiosi. Prego. Non vorrei appunto entrare in questioni di epistemologia. Mm-hmm. Che esistano dei problemi di rapporto, per esempio, non solo fra scienza e il contesto sociale, e quindi del mutamento dei paradigmi, cune, eccetera, eccetera, tutte queste cose, ma che con il nuovo secolo, col passaggio dal secolo in cui la scienza ha acquisito il dominio sulla materia inerte, al secolo in cui sta acquisendo il dominio su quella che io chiamo la materia vivente, ma gli organismi viventi, diciamo, e la mente umana, sorgono problemi di rapporto fra etica e scienza che sono certamente fondamentali. Questo io lo e scrivo. Quello voleva parlare un momento, il Papa. Posso concludere un minuto? Quello che io sostengo è che su questo gli scienziati e non solo gli scienziati e tutta la comunità dei diciamo che pensa debbano esprimere il loro punto di vista e che è pericoloso che su questo sia solo il pensiero della Chiesa Cattolica e del suo capo che si arroghi, diciamo, il diritto di pronunciarsi. Ma non si arroga. Sentiamo Fisichella un momento, poi chiudiamo. Il problema è molto semplice. Io ringrazio il professore di questa ultima sua espressione, perché quello che noi normalmente facciamo nelle nostre università, tra credenti, non credenti, in ambito internazionale, e questo è quello che vorremmo fosse stato anche realizzato nell'Università della Sapienza. Comunque, visto che questo non è stato possibile realizzarlo, perché quel drappello di professori, un pochettino mi sembra un po' delle cariatidi da cui non ci si può muovere, e non la pensano come lei sta dicendo, perché il confronto non esiste assolutamente, tanto è vero che non hanno permesso al Papa di parlare, l'invito non hanno permesso al Papa di parlare, e quindi questa è la realtà. Allora quello che noi pensiamo e che proponiamo, soprattutto ai romani, è quello che il Cardinale Ruini ha dato come annuncio anche questa mattina, ed è quello di andare tutti quanti a San Pietro. Io invito tutti gli universitari, che sono presenti all'Università La Sapienza, nelle alte università, ma questo è fomentare, ad presenti, però, è continuare a fomentare ad essere la presenti a Piazza San Pietro per poter domenica all'Angelus ascoltare il Papa e mostrargli la nostra solidarietà. Ma questo perché è continuare non ne ha bisogno. Ma almeno a Piazza San Pietro possiamo ascoltare scusa, il Papa. Scusa, è permesso? Vorrei un senso di affetto. E se sì, qualche volta voi
invece sì, di dire che non abbiamo diritto di parlare, provate a risponderci sulle grandi questioni di cui parlava il professore. Volevo ringraziare Fisichella, tanto continueremo con lui che parla. È vero che io magari prediligo monaci francescani e meno altre forme di espressione religiosa. Quindi devo ringraziarla per due cose. Ci ha dato la possibilità comunque di sfatare la leggenda che si attribuiva a voi la volontà di raccontare che il povero Papa in Italia non può parlare. Insomma, quindi no, questo è nella Sapienza che non poi può parlare. Per una cosa è più personale. Di Roma 1 che non può Madonna, per la violenza facinorosa di un gruppetto. Sì. Allora, la prego, stiamo chiudendo. Sì, volevo ringraziare una cosa perché ciascuno di noi poi, in due parole, rappresenta se stesso. Lei ha avuto un'espressione che rappresenta per me lei. Elegante, non come questi miei amici presunti, universitari sgarbati. Lei ha detto a un certo punto, noi non abbiamo bisogno di fare i digiuni per andare in televisione. Spero che lei si vergogni di questa affermazione, perché è dimostrato che andiamo molto poco. Onorevole, lei ci va poco, è vero, lei ci va poco, ma l'unica volta che lei ci va è perché lei è obbligato a trovare dei modi per far sentire le sue idee. No, guardi, questa quindi, cosa insomma, le dico... Ma non sto dicendo lei, in termini ironici. Dico, la sua eleganza, il suo pettorale, il suo oro, il suo essere, per me chiesa simoniaca... non è un insulto, voglio dire. No, ma io sono un peccatore pubblico. E questa cosa, sono bastate queste sue due parole, queste due sue parole per comprenderci molto. Il Papa comunque in Italia ha, e ne sono felice, ha condizioni di parola che mai nessun pontefice, nessun capo religioso ha avuto in nessuno stato, né italiano, né fascista, né clerico-fascista mai, e ne siamo fieri. Noi non abbiamo il diritto di parola, come tutti quelli che davvero sono titolari di religiosità. Voi dovete fare i conti, dovrete fare con la religiosità. Domani mattina all'università non ci può andare. Grazie, buonanotte.